la seconda compagnia in gara di questa sfilata, Buglie Pupe. Io dirò un po' la storia di questa compagnia. Buglie Pupe fu fondata nel 1960, è composta di 120 elementi. Il nucleo originario di questa compagnia quindi deriva da alcuni amici aderenti al circolo di cultura popolare Frausin, partecipando al primo carnevale ufficiale col nome di Verdi. Beh, non era percussori ed ecologisti, ma frequentatori ecologisti e frequentari al bar Attiguo, alla Sala Verdi. Sciolto il gruppo, poi si riorganizzarono nel 1960 con questo attuale nome. Vi ricordo che la compagnia Bulli e Pupe quest'anno, in questa 33esima edizione, presentano il soggetto Luna Park. Diciamo che il gruppo vincitore sarà premiato con un trofeo dello scultore Willy Bossi. Tra le novità di quest'anno ancora il concorso video e foto organizzato dai gruppi che organizzano il Carnevale di Muggia. Diciamo ancora che tra le varie novità dal prossimo anno forse una modifica del percorso dal cantiere Alto Adriatico, ex cantiere Alto Adriatico e ritorno. Questo per un riutilizzo di tutte queste parti che vengono poi che non vengono più usate per altri carnevali. Diciamo che il Carnevale di Muggia riceve richieste anche dall'estero perché è naturalmente diventato qualcosa di più di una cosa regionale o della nostra zona. Arriviamo alla compagnia Bulli e Pupe, inquadrata in questo momento, e qui si parla di Luna Park. Beh, ecco, Luna Park, io vi dirò come è nata questa idea. Durante una gita a Lignano, una grossa fetta di questa compagnia Bulli e Pupe si è recata nell'accogliente città balneare per una gita allegra e spensierata. Beh, i grandi naturalmente per ridere e scherzare, i più piccoli eccezionalmente tranquilli e beati. Questo è l'ingresso al Luna Park che serve ad attirare il visitatore. Ci sono dolci, bastoncini e girelle poi che chiameranno a vicino bambini e grandi per attirarli a questo grande Luna Park. Come ha detto Gianni, e l'idea è nata proprio a Lignano, lo dicevano ieri in una riunione i ragazzi della compagnia Bulli e Pupe, è nata a Lignano quando i ragazzi hanno cominciato a chiedere di avere qualcosa di più, di voler andare a divertirsi. Eccolo, e vediamo a questo punto, oltre a girelle, bastoncini ed altro, i pesci rossi, le vaschette di pesci rossi che sono una delle attrazioni del Luna Park. Ecco, io direi che sono le attrazioni, una delle maggiori attrazioni dei Luna Park, no? Specialmente per la gioia dei bambini quando arriva la pallina dentro alla famosa vaschetta dove c'è il pesce rosso, i bambini se lo portano a casa, quindi è una gioia. Tutti noi siamo stati a Luna Park quando eravamo bambini, no? Anche te, Ruggero. Eccolo, come siamo stati tutti sulla giostra dei cavallini che vediamo ora passare in questo momento, la giostra dei cavallini che viaggiano su pattini, naturalmente, come li vedete, e stanno girando attorno a questa giostra. Ecco, li vedete, cominciano il loro lavoro, sono tutti ragazzini abbastanza giovani, come tutte le compagnie, l'abbiamo sentito quest'oggi proprio, cercano di portare i ragazzi più giovani nella loro sfilata. Più giovani sono e meglio è. Qui siamo invece di fronte al bruco, questo è una delle ultime attrazioni ed è il bruco, il trenino del bruco. Vedete i ragazzini qui, molto piccoli anche questi, è una delle cose più simpatiche proprio del Carnevale di Muggia, quello di portare i ragazzini, i ragazzi sono proprio loro che si divertono di più col Carnevale. Bene, ancora sta sfilando la compagnia Bulli e Pupe per il soggetto ispirato a Luna Park. Beh, qui c'è da sbizzarrirsi, la fantasia si è scatenata proprio in tutti i sensi. Noi stiamo vedendo naturalmente qui dal monitor dei costumi bellissimi, meravigliosi.
Ed ecco le Montagne Russe, ci hanno detto per motivi di spazio hanno ridotto la dimensione delle montagne e aumentato quella delle russe, le vediamo qui. Mentre poi segue la Piovra, vedete la Piovra che con questi tentacoli che si alzano e si abbassano. E infine c'è ancora il Tagada, altro nuovo gioco per... che fa un po' girare la testa a tutti chi si accingono ad andare su questo Tagada, no? Come si dice? Tagada. Ma subito dopo c'è da dire una cosa, c'è una cosa molto importante, soprattutto il fatto che questa è la banda Bulli e Pupe. Per la banda Bulli e Pupe è il primo carnevale, diretta dal maestro Mario Bernini, con musiche di Edoardo Guglia e di Ferenzo Muscovi. Questa è la prima uscita della banda Bulli e Pupe, che non era mai uscita fino a quest'anno. La Bulli e Pupe non aveva una banda, quest'anno ce l'ha e siamo molto contenti di vederli. Se fossimo in un teatro diremmo ci vorrebbe un applauso. Ecco, ma l'applauso qui non arriva perché appunto siamo allo scoperto. Osservate, per la prima volta sono veramente diligenti e suonano anche molto bene. Ed eccoci ancora agli autoscontri, questi sono gli autoscontri, i bambini che si scontrano con le varie falische, no? Scintille. Proprio nei minimi particolari questo gioco degli autoscontri, no? Le famose falische sulla rete elettrica. Poi c'è un gioco che forse non molti ricorderanno, quello delle gru per le sigarette, o per le sigarette o per altre cose. Ecco, le gru che cercano, qui è successo qualche cosa naturalmente. Ecco, si è inceppato qualche cosa, ma comunque è molto chiara l'idea di intendere questo ripescaggio delle sigarette, no? E a volte anche le caramelle sono, non solo le sigarette. Non parliamo di sigarette, ma è seguito subito dopo dal tunnel dell'orrore, il tunnel dell'orrore in cui ci sono tanti orrori, veramente. Prego. Questo tunnel dell'orrore, come dicevi, di cui si entra dentro e non si sa come si esce, impressionati da mostri, da... Eccoli qua. Stanno passando, stanno urlando. Ed ancora il tiro al bersaglio. E seguito dalla giostra del pollo. Qui hanno voluto fare un po' di satira politica dicendo che il pollo è il sindaco Bordon con la sua seggiolina, non so se riescono a inquadrarla, che cerca di tenere il vice sindaco Rossini del PSI, mentre gli altri partiti cercano di portarli via la sedia. Eccolo. Questo è molto, molto significativo specialmente, eh? È un po' piccante fino a un certo punto, però. Tiro ai barattoli in questo punto, il tiro ai barattoli, una grande mano che tira ai barattoli. Questi rossi sono un carino unico, veramente. Qui abbiamo ancora l'otto volante, questo è l'otto volante, il numero 8 letterale. Vediamo adesso se riescono ad inquadrarlo con le nostre telecamere. E il lotto volante è il numero 8, mentre seguono i dischi volanti che questi li conoscono tutti. Sì, volevo dire che era un peccato sospendere per il maltempo o rimandarlo addirittura all'anno prossimo, perché veramente le compagnie si sono impegnate in tutto dappertutto, lavorano, mi hanno detto, quasi tutto l'anno per poter realizzare questa sfilata carnevalesca ogni anno qui a Muggia. Ed ecco ancora a questo punto la pesca dei cigni, ma siamo già arrivati con le nostre immagini sul carro grande. Il carro grande ci mostra il sindaco Villar Bordon e Rossini, vice sindaco, che sbattono a destra e a sinistra e non riescono mai a discostarsi dai problemi. Sono naturalmente su un grande autoscontro
Come problemi trovano la centrale a carbone, il porto di Marina Muja, la nettezza urbana e tante altre cose. Una bella satira politica naturalmente per un paese come per una cittadina come Muggia, e ritroviamo i nostri due simpatici amici, perché sono abbastanza alla mano, raffigurati in questo carro. Bordon e Rossini, l'abbiamo visto pochi minuti fa, non è vero? Sì, sì, certo, è venuto a augurarci buon lavoro mentre eravamo lì seduti vicino alla giuria. È venuto ad augurarci buon lavoro, come dicevo, il vice sindaco. Invece non si è visto quest'anno il sindaco proprio, Bordon. Ancora non l'ho visto di persona, che di solito partecipa sempre.